Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video di A tavola con le stelle. Oggi ci sarà il segno migliore dello zodiaco, l'acquario. Dico questo perché chiaramente io sono un acquario, in caso non lo sapeste. Acquario, ascendente gemelli, luna in toro, Lilith in cancro, Venere in capricorno e poi non mi ricordo, Marte in ariete. Vabbè, insomma, chi vuole vi mostrerò la mia... il mio tema natale, ma procediamo con il segno dell'acquario che potrò commentare in diretta perché questa volta si tratta di me, quindi ci metterò anche del mio. Partiamo con personalità e carattere. È più facile mettere in scatola il vento che ingabbiare l'aria dell'acquario in una definizione. Compare misteriosamente dove lo attrae un'affinità elettiva, dove c'è un dissidio da comporre, dove è bene che si manifesti lo spirito della fratellanza. È un angelo rompiscatole con i piedi per terra e la testa nel cielo, ed è anche un angelo pasticcione, provocatorio e presuntuoso, che crede di essere autorizzato a fare di tutto perché si sente alla parte del giusto. Ha grande spirito di ospitalità e da parte sua si sente un ospite con un briciolo di nostalgia in fondo al cuore per quel posto magico lontano dove ha lasciato le sue radici. L'acquario attraversa la vita come un turbine, imprevedibile come il suo umore. È affascinante, amabile ed eccentrico. Nel suo sangue scorrono globuli rossi e spirito d'avventura. Nel mio caso non tanto. Non legge mai le istruzioni per l'uso. Gli piace inventarsi strategie di esistenza. Allora, questa cosa è meravigliosa perché mio cugino, che è acquario come me ed è molto più grande di me, quando ero piccola mi rubava letteralmente le istruzioni dalle sorpresine Kinder da montare. Perché mi diceva: cosa te ne fai delle istruzioni? Tu devi imparare a vivere senza le istruzioni, a capire da solo come si fanno le cose, perché le istruzioni sono inutili, sono per gli scemi. Quindi ho avuto questo imprinting da acquario verso acquario. Infatti sono abbastanza in grado di arrangiarmi nelle cose. Ha uno strano modo di pensare al proprio tornaconto. Si iscrive a club o ad associazioni, intreccia conoscenze o alleanze, ma poi si stufa, pianta tutti in asso ed è irrimovibile nel difendere la propria autonomia. È vero, tutte le volte che sono finita in qualche gruppo, oltre ad essere diventata di solito un leader ad un certo punto, poi sono stata considerata quella che rompeva le palle, quindi me ne sono andata. Quando la meta sembra sfuggirgli e nessuna lepre gli corre davanti, stuzzicando il suo spirito cacciatore, diventa malinconico, si sente sprecato ed è preso dall'affanno del tempo che passa. Si sente chiamato ad assolvere un compito, vive nelle braccia di portare a termine una missione. Nel senso che è vero che non fare niente ti fa sentire inutile, però non è che ho questo... obiettivo che se non ho sempre, cioè questa cosa che se non ho sempre un obiettivo davanti impazzisco, mi sento inutile. No. Imbattersi in un acquario è sempre un'occasione un po' speciale e il destino di ognuno ne è in qualche misura mutato. Cioè, secondo me, chi ha scritto questo libro o era un acquario o amava un acquario disperatamente, oppure siamo veramente il segno migliore dello zodiaco. Allora, amore. La passione lo attrae, ma raramente lo tocca nel profondo. Quando in un rapporto sceglie il sesso, gli piace usarlo come oggetto di puro diletto, e curiosità e fantasie gli fanno percorrere vie inusitate e libere da inibizioni. È geloso in altri campi, ma non in quello amoroso. Egli è indispensabile un partner che la pensi come lui, perché vive i legami in modo decisamente spregiudicato e indipendente. Allora, a parte questa cosa, secondo me, è tipica dei gemelli. Mio segno d'ascendente, e comunque io no, sono gelosa e questa cosa non mi va bene. Capita anzi spesso che sia più fedele ai suoi amanti che a un legittimo consorte, senza che questo lo metta in crisi perché è vaccinato contro il complesso di colpa. Non è vero. Ha un legame soffocante, preferisce la solitudine e davanti al rischio di un attentato alla sua indipendenza sceglie di non sposarsi. Questo invece è vero, cioè io se scelgo una persona gli sono fedele, però non deve essere soffocante e opprimente. Ha bisogno di frequenti cambiamenti per non appassire e nei nuovi incontri cerca soprattutto conferme e assicurazioni. A chi lo ama non resta che lasciargli percorrere la sua strada e ascoltare le ingenue bugie che recita sempre uguali, a volte ripetendosi, perché è così distratto da fare tenerezza. Questa cosa potrebbe essere applicabile in altri campi, ma non per quanto riguarda l'amore, almeno non per me. Lavoro. Molti interessi lo portano a realizzarsi in vari campi. Non gli importa di diventare qualcuno, ma di rappresentare qualcosa. Sì.
lo spirito di individualismo gli fa preferire quelle attività che può gestire in proprio. È lungimirante, capace di grande sintesi, di formulare proposte geniali con estrema semplicità. Questo non mi viene molto bene nei video, per esempio, nei messaggi vocali. Aspetta, mi sono persa. Le sue critiche sono disarmanti, i suoi giudizi drastici. È vero. Ha così spesso ragione da diventare antipatico e deve mordersi la lingua per non lasciarsi sfuggire troppi, te l'avevo detto io. Questo è vero. Spesso ha ragione e spesso mi viene da dire te l'avevo detto. E nessuno mi crede mai, e da lì il mio nickname su Facebook, Cassandra. Esercita splendidamente tutti i lavori di critica in ogni ambito. Non ha una buona manualità, ma è un teorico di valore. Ha capacità notevole di concentrazione che può mettere a frutto nella ricerca scientifica. Le qualità uraniane di velocità e comunicazione per via elettrica lo renderanno abile nel commercio, nella politica, nel sindacato, ma dove? Nel mondo dello spettacolo radio-televisivo. Infatti sono una youtuber. Crediamoci. In ogni professione la quale metterà sempre al primo posto il servizio da rendere agli altri. Questo sì, questo sì. Forma fisica e bellezza, qui ci sarà da ridere. L'acquario è un'espressione esperta, un sorriso accattivante, un atteggiamento amichevole e persuasivo, fronte spaziosa, occhi vivaci. Spesso è più alto della media, ma anche quando non lo è, lo sembra per qualcosa di prestigioso che è nella sua persona. Io per essere una donna sono nella media, sono 1,70 circa. Il suo fascino è ribadito dall'azzurro in tutte le sfumature, dalle ortensie azzurre alle acque marine, agli zaffiri e ai turchesi, che sono le sue pietre. Comunque sono queste di blu con smalto azzurro, proprio a tema. Gode di buona salute e i suoi eventuali malanni sono improvvisi di breve durata. A volte una certa fragilità nervosa lo porta ad accusare di disagi vaghi che assomigliano più a inquietudini che a una malattia. Sì, ok, lo ammetto, sono pazza. In età avanzata qualcosa può non funzionare nella circolazione, ma anche in età giovane, ve lo dico. Quindi è bene che eviti di stare a lungo in piedi per non trovarsi con le caviglie gonfie e le vene varicose, cioè proprio da 20 anni che questo problema, dai miei 20 anni che questo problema. Per mantenersi in forma deve essere regolare nel mangiare e nel riposarsi. Curi per tempo la cattiva abitudine dell'insonnia, aiutandosi con bevande naturali come la valeriana, esercizi di rilassamento che saranno utilissimi anche per allenare i muscoli delle gambe che tendono a irrigidirsi per la tensione. Allora, primo, nei miei anni da studentessa e da disoccupata, il mio problema dell'insonnia, cioè il ciclo del sonno è completamente sballato. Soltanto ora che sono obbligata a svegliarmi presto, riesco a dormire presto, ma comunque non abbastanza quanto dovrei, non abbastanza presto quanto dovrei. La camomilla, le bevande naturali con la valeriana non mi hanno fatto niente per dormire, anzi. Gli esercizi di rilassamento per le gambe, sì, perché io ho sempre crampi alle gambe. Comunque, hai bisogno di ferro, sì, ma quasi ogni donna, fosforo, magnesio e soprattutto di tante vitamine, come tutti. Accordi con gli altri segni. Dall'incontro dell'aria di due acquari può nascere un vento di tempesta, meglio evitare. Non è vero, perché io ho avuto molti amici acquari, e mio cugino acquario vanno molto d'accordo, quindi no, in realtà vado molto d'accordo con gli acquari. Con gli altri due segni, bilancia e gemelli, il semaforo segna verde. Cioè, io, comunque, le persone che preferisco di solito sono dei gemelli. I rapporti con l'elemento fuoco crescono in qualità e stimolante coinvolgimento, arricchendosi nel passaggio dal Sagittario all'Ariete per raggiungere il massimo con il Leone. Ecco, invece io il Leone non è un segno che proprio piglio bene. Il Sagittario conosco pochissime persone, l'Ariete invece è un segno con cui di solito è amicizia folle fino a che poi non si litiga per qualche motivo stupido e non ci si sente proprio più. Le differenze di carattere sono troppo pronunciate con la Terra del Toro. Si attenuano con la terra del Vergine, si esasperano con la terra del Capricorno. Allora, una delle mie migliori amiche per tanti anni, che lo è stata per tanti anni di infanzia, era del Toro, e una delle mie migliori amiche del momento è del Capricorno, quindi insomma. L'acqua dello Scorpione diventa con l'acquario un mare tumultuoso, infatti le dico sempre con mia madre che è Scorpione e anche il mio fidanzato Scorpione. L'incontro con i pesci porta più problemi che dolcezza, sì, 12 anni lo so.
dopo 12 anni di rapporto andato in vacca. Se proprio l'acquario vuole scavare solchi nell'acqua, resta il cancro, solleverà onde altissime, ma sussiste la possibilità di un'intesa reciproca sul piano della collaborazione. Boh, beh, non lo so. I miei preferiti sono i gemelli comunque. Gusti alimentari. È contento di poco e ha gusti frugali. Non ama il movimento e l'energia nervosa che è il suo principale propellente serve poco a smaltire il grasso. È vero. Infatti adesso io sto facendo ballare la gamba, non si nota, ma se mi agito non è che tremo, ma è perché faccio andare la gamba, è perché questa è la mia energia nervosa. E non faccio movimento, per quello sono grassissima. L'imperativo è di ridurre le calorie senza impoverire l'organismo di calcio e proteine. Il latte e lo yogurt sono alimenti di elezione per il fabbisogno dell'acquario, ma è meglio che siano scremati per evitare un accumulo di colesterolo. Indicatissimi sono inoltre tutti i formaggi magri, verdure ricche di calcio, sono spinaci, barbabietole, rafano e prezzemolo. E di quando in quando qualche capsula di olio di fegato di merluzzo non guasta di certo. Il cloruro di sodio è il sale che si confà al segno. Ma visti i problemi di circolazione che possono comparire, è meglio non aggiungerlo artificialmente ai cibi, ma assumerlo dagli alimenti che ne sono naturalmente ricchi. Cavoli e cetrioli, lattughe, lenticchie, sedano, ravanelli e come frutta fichi, fragole e mele. È goloso come un orso e proprio come un orso è bene che faccia il pieno di dolcezza, ricorrendo solo al miele. Sì, dovrei. Mamma mia, ma che capelli che ho oggi. Alle ricette. Allora, prima ricetta che già è un sì, approvissimo. Si tratta di gamberi al cocco. Ingredienti per 4 persone: 800 g di gamberi sgusciati, 100 g di cocco grattugiato e essiccato, olio, una cipolla, un peperone giallo, un pizzico di peperoncino in polvere, mezzo cucchiaino di zenzero, un cucchiaino di curry, 4 semi di cardamomo, 2 grani di pepe, un chiodo di garofano, un pizzico di cannella, mezzo cucchiaino di zucchero, sale. Versate una tazza di acqua ben calda sul cocco. Dopo un'oretta circa mettetelo in un telo e strizzatelo bene in modo da estrarre tutto il succo possibile. Passate al mixer mezza cipolla insieme al peperoncino in polvere, lo zenzero, il curry, il cardamomo sbucciato, i grandi pepi, i chiodi di garofano e la cannella. Mettete qualche cucchiaiata d'olio in un largo tegame, fatevi rosolare i gamberi, poi estraeteli. E nello stesso olio fate rosolare la rimanente cipolla affettata, il peperone tagliato, le listarelle sottili e la crema di cipolle e spezie. Salate, unite lo zucchero e cuocete a fuoco vivace per qualche minuto, unite i gamberi, il latte di cocco e cuocete sempre a fuoco vivace fino a che il sughetto non si sarà ristretto. Ovviamente al posto di fare tutta questa menata del cocco grattugiato e strizza, ora si trovano molto facilmente i latti di cocco in giro, che forse è meglio. Vi ricordo che questo libro è un libro degli anni 80 e all'epoca si faceva un po' più fatica a trovare il cocco. Seconda ricetta, guardate l'ortensia che dicevamo prima, terrina di verdure. Ingredienti sempre per 4 persone: 500 g di patate, 200 g di piselli surgelati, 200 g di carote, 200 g di fagiolini, 2 uova, 200 g di panna, 150 g di bacon, 6 panette di formaggio Philadelphia alle erbe, da 25,40 grammi di grana, 6 panetti di formaggio Philadelphia alle erbe da 25 grammi, 40 grammi di grana grattugiato, noce moscata, sale e pepe. Fate lessare le patate, poi sbucciatele e passatele allo schiacciapatate. Fate lessare le altre verdure, scolatele un poco al dente e tagliate a dadini le carote di tocchetti e a tocchetti i fagiolini. Unite alla purea di patate. Quindi aggiungetevi il Philadelphia alle erbe ammorbidito in precedenza con la panna, le uova sbattute con il grana, abbondante noce moscata grattugiata, il sale ed il pepe. Mescolate bene in modo che tutti gli ingredienti si amalgamino tra di loro. Quadrate il fondo e le pareti di una terrina di ceramica con gli effetti di bacon, facendole sbordare al di fuori della terrina per riempirla con il composto preparato e ricopritelo con il bacon. Coprite la terrina con il suo coperchio e mettetela in forno a 200 gradi per circa 30 minuti. A cottura ultimata togliete il coperchio, lasciate la terrina in forno spento ancora una decina di minuti e poi servitela calda o tiepida. Sì, questa ricetta potrebbe ispirarmi, anche se fossi io non ci metterei i fagiolini. Un altro sì sono le trofie al salmone. Ingredienti per 4 persone: 400 g di trofie, 80 g di salmone affumicato, 2 scalogni, 60 g di burro, 250 g di panna, sale e pepe.
Fatele stare trofie in acqua bollente leggermente salata. Nel frattempo fate leggermente imbiondire nel burro gli scaloni tritati. Unitevi la panna, fatela leggermente addensare e poi aggiungete il salmone tagliato a listarelle. Scolate le trofie e versatele nel tegame del sugo preparato. Fatele saltare a fuoco vivace per qualche istante, regolate di sale, pippate a piacere e servite subito, questo è decisamente un sì. Sfogliate alle verdure. Anche questa, idealmente sì, ma come si presenta non mi fa impazzire. Vediamo. Ingredienti per 4 persone. Una confezione di pasta sfoglie surgelata. Ripeto, adesso si trovano molto più facilmente quelle non surgelate e non bisogna stare ad aspettare che si scongelino. Due zucchine, due patate, due carote, un vasetto di maionese Kraft, origano, prezzemolo, olio, sale e pepe. Fate scongelare la pasta sfoglia a temperatura ambiente. Nel frattempo lessate le verdure, scolatele bene, tagliatele a tocchetti e poi condite con un filo d'olio, il prezzemolo, il sale, il pepe e l'origano. Tirate la pasta sfoglia nello spessore di pochi millimetri e con essa rivestite il fondo e le pareti di uno stampo rotondo. Coprite la pasta con carta da cucina e riempite lo stampo con fagioli secchi. Ponete lo stampo in forno a 200 gradi per un quarto d'ora circa, poi togliete i fagioli e la carta e rimettetelo in forno fino a che la pasta sfoglia non si sarà ben dorata. A cottura ultimata fate raffreddare la base di sfoglia, poi sformatela e distribuitevi sul fondo la maionese e le verdure ben scolate dall'olio. No, io probabilmente ci metterei le verdure tutto assieme con del formaggio sbattuto in forno, tutto assieme. Prossima ricetta, macedonia con cialde. Non sono una che ama tanto la macedonia. Ingredienti per 4 persone: un mango, una papaya, una scatola di lici sciroppati, 2 kiwi, rum, cannella, 50 g di burro, 70 g di zucchero di canna, 50 g di miele, 50 g di farina. Fate sciogliere in una casseruola il burro con 50 g di zucchero e del miele. Quindi, fuori dal fuoco, unite in un solo colpo la farina. Mescolate bene, unite abbondante cannella, distribuite il composto su piccolissime cucchiaiate, a piccolissime cucchiaiate sull'astra del forno, foderata con carta speciale da forno ben unta di burro. Mettete la placca in forno a 160 gradi circa, per circa 6-7 minuti. A cottura ultimata, staccate le cialde dalla carta ed appoggiatele subito, ancora calde e morbide, su un mattarello unto, in modo che raffreddando si prendano una curvatura. Ma qui, ah, sono queste qui, cioè non si capiva perché è tutto giallo, però le cialde sono queste. Ultimi, sono persa. Sgocciolate i lici dal loro sciroppo e mettetene mezzo bicchiere in un pentolino con il rimanente zucchero e mezzo bicchiere di rum. Mettete il pentolino sul fuoco e fate ridurre lo sciroppo di circa la metà. Fate raffreddare lo sciroppo in frigorifero, poi versatelo sulla frutta che avrete mondato e tagliato. Servite la macedonia ben fredda con le cialde preparate. Prossima ricetta è cake dolce alle zucchine. Mi intriga, anche se non abbiamo più immagini purtroppo. Ingredienti per 6 persone: 300 g di zucchine, 300 g di zucchero, 300 g di farina, 2 uova, 2 decilitri d'olio, 150 g di ghirilli di noce, una bustina di lievito, 2 cucchiaini di cannella, un pizzico di noce moscata, un limone non trattato, margarina, vallè, sale. Lavorate con le fusse elettriche le uova con lo zucchero fino ad ottenere una crema ben gonfia. Quindi unitevi le zucchine mondate e tagliate a julienne e l'olio. Lavorate ancora bene il composto, poi aggiungete la farina, il lievito, le spezie, la buccia del limone grattugiata, le noci tritate ed un pizzico di sale. Ungete ed infarinate uno stampo da plum cake. Versatevi dentro il composto e mettetelo in forno a 160 gradi per un'ora e un quarto circa. A cottura ultimata sfornate il dolce, fatelo intiepidire e poi sformatelo. Se potrei provarlo. Focaccine appetitose. Compro le Silunga che sono buone e ci metto di meno, però. Ingredienti per 4 persone: 300 g di focaccia. Ah, ok, quindi non sono da fare le focacce, sono da condire. Può essere interessante. 300 g di focaccia, una cucchiaiata di capperi sotto sale, due filetti d'acciughe sott'olio, una ventina di olive nere snocciolate, una cipolla rossa, un pezzettino di peperoncino piccante. Uno spicchio d'aglio, olio, sale, no, per me, non fa per me. Capperi, acciughe, peperoncino, no. E poi anche le olive preferisco quelle verdi. Vabbè, lavate i capperi in modo da eliminare il sale, asciugateli e passateli al mixer insieme alle acciughe e alle olive. Mettete la crema ottenuta in una ciotola ed aggiungetevi un filo d'olio e se necessita un pizzico di sale. Affettate la cipolla e fatela leggermente rosolare in un tegame con lo spicchio d'aglio, il peperoncino tritato ed un poco d'olio. Tagliate la focaccia in quadrati che dividerete a metà orizzontalmente, spalmate le parti inferiori delle focacce con la crema preparata, copritele con le parti superiori e distribuitevi sopra le cipolle.
Passate le focaccine in forno caldissimo per qualche istante prima di servire. Crema di asparagi, ingredienti per 4 persone. 400 g di asparagi mondati, 1 litro di latte, una cipolla, 5 cucchiai di crema di riso, 100 g di panna, 50 g di margarina vallée, 8 scamponi, un ciuffetto di maggiorana, un paio di chili di garofano, pepe, sale, pepe in grani, sale. Mondate la cipolla, infilate i bicchieri di garofano e mettete in una casseruola con 3 quarti del latte e qualche grano di pepe. Diluite la crema di riso con il rimanente latte ed unitela al latte che nel frattempo avrete portato all'ebollizione. Abbassate la fiamma e fate sobbollire il tutto per circa 20 minuti. Lessate gli asparagi, tenete da parte le punte e passate il resto al mixer. Lessate i gamberoni in acqua bollente, leggermente salata, poi sgusciateli. Togliete dalla crema di riso la cipolla con i chili di garofano e i grani di pepe e riunitevi la purea di asparagi, la panna, un poco di sale e pepe. E nel caso necessitasse anche un poco di acqua. Continuate la cottura a fuoco lento per altri 15 minuti. Passate velocemente in padella le punte di asparagi con la margarina vallée. Salate, pepate e unite anche questa alla crema insieme alla maggiorana tritata. Servite la crema con gli scamponi suddivisi nelle fondine dei crostini di pane abbrustolito. Non lo so, la crema di asparagi mi fa impazzire, però qui ci sono anche i gamberi, quindi magari. Arrotolato i carciofi. Ingredienti per 4 persone: una fetta di fesa di vitello del peso di circa 800 grammi, 4 carciofi, 100 g di prosciutto crudo, 80 g di margarina vallée, vino bianco, grana grattugiato, un limone, salvia, rosmarino, prezzemolo, aglio, brodo, sale e pepe. Mondate i carciofi, tagliateli a spicchietti e metteteli in acqua acidulata con il succo del limone in modo che non anneriscano. Fate rosolare un paio di spicchi d'aglio in un tegame con metà della margarina vallée. Unitevi i carciofi sgocciolati, fateli insaporire per qualche istante, poi salateli, pepateli e bagnateli con un mestolo di brodo. Quindi fateli cuocere per un quarto d'ora. A cottura ultimata unite il prezzemolo, sgocciolate i carciofi dal loro sugo e passateli nel grana grattugiato in modo da ricoprirli. Stendete la fetta di fesa su di un tagliere, salatela e pepatela. Poi ricopritela con le fettine di prosciutto e con i carciofi preparati. Arrotolate su se stessa la carne e poi legatela con dello spago da cucina. Fate sciogliere la margarina ballina in una capace casseruola con la salvia ed il rosmarino. Adagiatevi dentro la carne. Fatela rosolare da tutte le parti. Salatela, pepatela e bagnatela con mezzo bicchiere di vino. Fate evaporare il vino a fuoco vivace, poi abbassate la fiamma. Bagnate con un paio di mestoli di brodo e cuocete per circa un'ora. A cottura ultimata servite la carne affettata, irrorata con il proprio sughetto passato al setaccio. Questa non è male, ma mi sembra un po' troppo complicata. Comunque, come al solito, vi direi di farmi sapere cosa ne pensate di queste caratteristiche. Questa volta ve l'ho detto io, facendo l'esempio su di me, però insomma, se ci sono altri acquari all'ascolto, fatemi sapere se siete d'accordo con quello che dice il libro, se siete d'accordo con i miei commenti. Se le ricette vi ispirano, se ne avete provata qualcuna, io per esempio ho fatto un milione di volte la pasta al salmone, non seguendo questa ricetta, ma salmone panna l'ho fatto un sacco di volte, mi piace tantissimo. Gamberi al cocco le ho provate, mi piacciono, quindi insomma sono alcune ricette piacevoli, insomma. Detto questo, come sempre, grazie per aver visto il video, un bacio, alla prossima, ciao!